Ciao a tutte! Allora, oggi non è un video tutorial, mi è arrivato un ordine, voglio farvelo vedere, sono pochissime cose, però man mano che io faccio un ordine ve lo voglio far vedere o faccio acquisti. Allora, quello che vi volevo dire è che ogni lunedì sarà sempre fisso per i tutorial e il venerdì, diciamo così, un giorno dove pubblicherò un video sorpresa, per cui può essere video acquisti, video chiacchiericci, video anteprime, anche video tutorial, perché no? Questo in base a come insomma mi organizzo durante la settimana, perché siccome non ho soltanto questo canale, ma anche il canale di Dolci Riflessi dove creo soutache e tessitura, ovviamente mi devo un po' organizzare con i video. Allora, passo subito a farvi vedere questo pacchettino che mi è arrivato. Allora, apriamolo, lo apriamo insieme. Io adoro quando arriva. Ho preso pochissime cose perché la mia decisione è di acquistare le cose che mi occorrono e non di fare acquisti. Questo che vi invito anche a voi, di non fare acquisti, insomma, più del dovuto. Io prendo le cose che mi servono man mano, perché poi cambio idea, accumulo filati, accumulo di tutto e di più, perché già mi è successo con le perline e con il soutache e sinceramente non va bene. È meglio, questo è un consiglio che vi do per qualsiasi hobby che insomma si intraprende. Io quando ho iniziato con le perline e con il soutache avevo di tutto e di più. E è difficile, insomma, è bello ad avere tutto, ma anche di consumare tutto. Allora, adesso che faccio borse che mi piace tantissimo, preferisco prendere i filati che decido, che mi vengono in mente di fare, e poi di fare un nuovo acquisto, visto che Tessiland ci dà la possibilità che dopo i 20 euro la spedizione è gratuita, allora in questo caso si può fare. Allora, vediamo un po'. Posto, così si vede bene. Ho voluto prendere con questo colore che è meraviglioso. Lo apriamo perché dobbiamo vederlo. Cose impacchettate così sono belle, ma sono belle se si vedono. Oh, mamma mia, mamma mia, che spettacolo! Questo è un ho preso il Thai. Vi faccio vedere anche il codice. Ho preso il Thai Lurex fragola e sono 200 grammi. Ho preso due rocche, che mi piace tantissimo questo colore fantastico. Vi devo dire che è, diciamo, dal vivo, lo guardo un attimo, e dalla videocamera leggermente più lilla. Sembra, ecco, così. È bellissimo, molto 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 bello. Mi piace, ne ho presi due perché poi, cioè, ho pensato cosa farci, però dopo se mi manca poco lo devo avere, oppure si possono realizzare due cose o una borsa, comunque sui 400 grammi va più che bene. Poi se ci si mette il fondo, i manici e altre cose, andiamo a finire sui 500 grammi, se consumiamo tutte le due rocche, se le terminiamo, e sinceramente le borse troppo pesanti io non le sopporto. E questo mi piace tantissimo, 10 più e più, bellissimo, un bellissimo colore. Devo dire che forse sembra leggermente più, qui sembra un po' più rosso, leggermente un po' più lilla come tonalità, diciamo, no? Ma è molto 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 bello, anche autunnali devo dire, sì, mi piace, piace tantissimo. Allora, spostiamo. Poi ho voluto prendere, avevano un colore nuovo, c'era scritto nuovo, se è nuovo prendiamolo. Ho voluto prendere questo che non ricordo il colore, è un panna oro. L'ho voluto prendere, questo diciamo che è identico a apro, lo faccio vedere. Molto molto bello,
Direi a settembre è fantastico, ma anche a ottobre lo trovo fantastico anche d'inverno, sinceramente. Mi piace veramente tanto. Ho visto mentre sceglievo i colori nuovo, beh, se è nuovo, perché no? Proviamolo. E io mi sono trovata benissimo con il tie, che ho fatto altre borse, si lavora molto bene. Mi ci trovo benissimo, soltanto che l'ho provato soltanto l'Urex e voglio poi provare anche un'altra qualità. Vediamo un po'. Questo è sempre sì. Questo è il codice, se vi interessa. Insomma, questo molto 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 bello. Ho delle idee, tantissime, tantissime idee. Però man mano poi io vi faccio vedere su Instagram man mano che cosa mi viene in mente. Comunque non ho preso tanti filati, ho preso soltanto questo di filati proprio perché non voglio esagerare, cioè ripeto, voglio prendere quello che utilizzo, perché non vado a prendere 200 colori, poi li metto lì e poi non so perché non mi piace oppure non mi va di utilizzarlo. No. Allora, poi ho preso altri uncinetti che volevo provare. Vediamo. Ho voluto prendere questo che è, diciamo, un uncinetto base. Loro, numero 7. Non so, è il numero 7 questo? Sì, numero 7. L'ho voluto prendere perché spesso il numero 7 ne ho di diversi tipi. Ho voluto provare, che vedo che molte usano questo. Volevo dire come mi ci trovo. Poi ho preso un 4, perché devo dire con alcuni cordini il 3,5 non mi ci trovo, anche se io lavoro molto molto lenta, non lavoro stretta e preferisco un 4 invece di utilizzare il 3,5, invece con il tie il 3,5 è perfetto. E ho voluto prendere questo 3,5, dicono che è buonissimo, molto buono. Io non l'ho mai provata di questa marca. Questo è un uncinetto per lana, ma comunque va bene. Voglio provare, insomma, vedere come mi ci trovo e poi vi farò sapere. Perché volevo prendere il 3,5 anche della loro, diciamo, la marca che utilizzano loro, Tessiland, ma il 3,5 non c'è mai, proprio non, è inesistente il 3,5, allora l'ho preso. C'era soltanto di questa marca qui, poi ce n'era, ne volevo anche di un'altra che veniva il doppio, questo non mi ricordo quanto il costo di questo, non me lo ricordo, però alla fine ho detto vabbè, c'è solo questo e questo prenderlo, un po' a corto di misure di uncinetto. Quanto riguarda questo, il prezzo, così vi dico i prezzi, vediamo se me li ricordo, sulle 4,90 euro, sì. Credo, perché comunque all'incirca erano 10 euro due rocche, per cui sono contentissima, contenta, contenta contentissima, che vi devo dire. Mi piacciono tutti, tutti, e spero che mi seguiate ancora. E ci saranno lunedì nuovo tutorial. Questa volta il tutorial di lunedì sarà una fettuccia che mi avete chiesto, proprio la fettuccia, quella bella robusta. E sarà una borsa divertente, carina, portabile ancora in questo periodo, anche un bel colore acceso. E poi ci sarà già, insomma, già ho fatto i tutorial, per cui già so, però le anteprime vi dico che ve le lascio su Instagram. E io vi saluto e vi ringrazio tanto perché mi seguite in tante e sono felicissima. Un bacione a tutte, ci vediamo nei prossimi video e vi ricordo sempre il lunedì tutorial, il venerdì video sorpresa, insomma, vediamo, può esserci di tutto. Un bacio a tutte e ai prossimi video. Ciao!